Eccoci ritornati in diretta, voglio subito dare il benvenuto a Fra Maurizio Placentino, consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è collegato con noi solo telefonicamente purtroppo, però lo sentiamo davvero vicino e qui con noi. Buongiorno Fra Maurizio, ben trovato e auguri. Buongiorno, pace bene a tutti e grazie. Allora, come promesso ieri, abbiamo dato notizia di questa bella notizia che coinvolge la provincia religiosa dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio, perché Fra Maurizio Placentino, ministro provinciale emerito, perché ha terminato il suo servizio lo scorso mese di febbraio, è stato nominato con decreto di Fra Roberto Genuin del 19 giugno scorso consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini in sostituzione di Fra Francesco Neri, che ha preso possesso della cattedra episcopale affidatagli da Papa Francesco nella chiesa di Otranto. Allora ti chiederei, Fra Maurizio, subito a caldo, anche se penso che ormai avrai un po' metabolizzato quello che è, diciamo, il primo impatto della notizia, dell'annuncio, di quella che è stata, appunto, di quelle che sono le emozioni di questo nuovo servizio che svolgerai per l'intero ordine dei Frati Minori Cappuccini. Beh, ecco, sicuramente la prima reazione è stata quella di sorpresa, perché ormai anche con il mio ministro provinciale avevamo già cominciato a prospettare nuove cose, nuove idee, e poi è arrivata improvvisa questa richiesta, diciamo questa nomina dal ministro generale. Quindi ecco, sicuramente inizialmente c'è stata la sorpresa, sicuramente un po' di smarrimento subito dopo, perché ecco, sicuramente è un compito nuovo, sinceramente non so bene ancora cosa mi aspetterà, insomma, è questo. Però ecco, subito poi un senso di serenità, perché comunque è un atto di fiducia da parte del ministro generale, della cura generale, che credo abbiano valutato bene la scelta, e quindi c'è un senso di fiducia e di serenità, ecco, rispetto a questo nuovo compito. Allora, Fra Maurizio, tu sei il terzo frate della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio a ricoprire questo incarico, l'incarico che prima era detto di definitore, adesso ovviamente è mutuato in consigliere. L'ultimo è stato Fra Felice Fiorentino da San Giovanni Rotondo, e parliamo di un'epoca storica prima dell'Unità d'Italia, 1859 è stato l'anno in cui Fra Felice ha terminato questo incarico. Magari, chissà, forse c'è anche una parentela tra Fra Maurizio Placentino e Fra Felice Fiorentino. Però al di là di questa battuta, ovviamente tu ora avrai una prospettiva, come dicevo, molto più ampia rispetto, diciamo, a quella un po' più, permettimi, limitata della provincia di Foggia, perché il servizio che andrai a svolgere coinvolgerà tutto l'ordine dei Frati Minori Cappuccini a livello ovviamente globale, ma nello specifico poi tu sarai chiamato anche a rapportarti con tutte le province italiane, e in una situazione che, come tutti ben sappiamo, è di ovviamente calo delle vocazioni sia a livello sacerdotale che a livello religioso, dunque c'è tanto lavoro da fare. Sì, ecco, sicuramente il mio compito sarà quello appunto di curare e servire i frati, ecco, questo ha dato anche quel senso di serenità. Alla fine si tratterà di incontrare, ascoltare, accompagnare i frati e accompagnare sicuramente anche l'ordine in questo momento, come dicevi, non molto semplice, ecco, in cui le vocazioni sono in diminuzione. Sicuramente all'interno dell'ordine un ripensamento anche della struttura geografica. Ecco, il mio compito poi sicuramente in vista anche del capitolo generale, perché fra un anno, poco più di un anno, avremo il capitolo generale, quindi c'è da lavorare alla preparazione di questo evento che appunto coinvolge tutti i ministri provinciali del mondo. Credo che il ministro generale, ecco, chiederà sicuramente un aiuto, una collaborazione in qualche ambito preciso della preparazione di questo evento. Ecco, quindi anche questo pone il mio compito in un senso limitato, nel senso, per ora il mandato è di un anno, poi ci sarà, certo, il capitolo generale, poi vedremo cosa il capitolo generale chiederà, ma in questo anno appunto ci sarà da lavorare sia per la preparazione del capitolo, sia nella revisione un po' della geografia dell'ordine, che appunto a causa dei numeri richiede qualche variazione. E ovviamente poi anche di tutti i vari capitoli provinciali che si susseguiranno qui in Italia nel corso dell'anno, che ovviamente vedranno la tua presenza, quella del ministro generale, come rappresentanti dell'ordine. Allora, Fra Maurizio, io non ti voglio rubare altro tempo, perché tu non sei in Italia, hai appena finito il Cammino di Santiago, e quindi visto anche il Perdono del Gargano, questo cammino che in misura un po' più
piccola, ovviamente coinvolgerà tante altre persone. Ti chiederei, ecco, di spiegarci come hai coniugato, ecco, questa esperienza del cammino verso Santiago e questo annuncio, questo fulmine a ciel sereno, chiamiamolo così, che è giunto nei giorni scorsi. Beh, in effetti la notizia, diciamo, è giunta proprio a metà del mio cammino, quando avevo ormai raggiunto anche una certa serenità, un certo, ecco, ecco, il cammino è stata un'esperienza fantastica, bellissima, ho incontrato tantissima gente, ho avuto tempo per stare con me stesso, ecco, e incontrare il Signore in una natura bellissima, per poi giungere alla tomba dell'Apostolo Giacomo. Ecco, per me, diciamo, anche il contesto in cui ho ricevuto questa chiamata è particolare, appunto, quello del pellegrinaggio, del cammino, e in fondo credo che il consigliere generale ha questo compito, farsi pellegrino nel nostro ordine, nelle nostre province, e ascoltare, accompagnare i frati, ecco, nel vivere la loro vocazione. In un certo senso, ecco, credo San Giacomo forse mi ha preparato ad accogliere questo compito e a capire che devo mettermi e continuare a stare in cammino. Potremmo dire che non c'è metafora più calzante, ecco, di quello, andando ad incastrare i vari pezzi di questa storia. Allora, Fra Maurizio, io ti ringrazio per essere stato con noi. Come già detto, non ti rubo altro tempo, perché ritornerai in Italia tra pochissimi giorni, e speriamo di rivederci per, ovviamente, salutarci di persona, e ti aspettiamo anche qui in redazione, ovviamente, per farti gli auguri. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, mi affido alla vostra preghiera di tutti, grazie.